Antonio Fontanesi, 1818-1882, novembre 1864. Olio su tela, 103 per 153 centimetri, lato più lungo in orizzontale. Firmato in basso a destra. Il quadro rappresenta un paesaggio di campagna. Al centro della tela è seduta una pastorella con il capo inclinato verso il basso. Alla sua sinistra un grande albero, i cui rami si stagliano su un cielo azzurro cosparso di nubi. Alla base dell'albero una pecora alza il muso per brucare le foglie di una pianta. L'opera si sviluppa in orizzontale. Un terzo della tela è occupata dal cielo, di colore azzurro, ma velato da nuvole bianche e rosate, sia in primo piano sia sullo sfondo, a dare l'impressione di una calda giornata autunnale che volge al tramonto. A parte il chiarore del cielo, il resto della tela è dipinta con tonalità scure, come se i soggetti fossero visti in controluce. L'unica figura umana è la pastorella, raffigurata in piccole dimensioni rispetto all'intero paesaggio che la circonda. Essa è posta al centro della tela, seduta su una roccia, di profilo, rivolta verso destra rispetto all'osservatore. Indossa un cappello a tesa larga, ha lo sguardo basso, i tratti del viso non sono percepibili. Veste un abito lungo blu scuro e un fazzoletto al collo le ricade fin sulla schiena. Sulla roccia su cui siede ha posato una stoffa chiara. Davanti ai suoi piedi si intravede un sentiero che prosegue fino al fondo del paesaggio. Alla sua sinistra, su una piccola altura, vi è l'albero spoglio. I suoi rami, con appese le ultime foglie, da spessi si fanno via via più sottili e arrivano ad occupare quasi tutta la parte alta della tela. Dietro i rami si staglia lo sfondo del cielo con le nubi. Queste ultime percorrono tutta la superficie pittorica da un lato all'altro. Alla base dell'albero, rivolta verso sinistra, appare la pecorella, appena visibile dati i toni molto scuri in quella parte della tela. Dietro l'albero, in primo piano, altre due piante sono dipinte in lontananza. L'atmosfera del quadro è malinconica. Ci sembra di poter immaginare il silenzio in cui è immersa la pastorella. Il suo isolamento è aumentato dalle proporzioni con cui Fontanesi la rappresenta. Una figura piccola circondata dalla bellezza di una natura grandiosa che la sovrasta. La pittura di Fontanesi, che negli anni precedenti si era risolta con dei paesaggi fedeli al vero, si trasforma proprio all'inizio degli anni 60 dell'Ottocento, partendo dal dato reale per rappresentare i sentimenti e gli stati d'animo dei suoi soggetti. Il suo interesse per la pittura di paesaggio, quindi, è in realtà un pretesto per raccontare gli stati emotivi dei protagonisti e assumere così dei significati simbolici. In questo caso, la solitudine della donna diventa metafora di una solitudine interiore. Questo dipinto, insieme ad altre sue famose tele, viene presentato nel 1864 a Torino, all'esposizione tenutasi alla Promotrice di Belle Arti, e lì viene acquistato dal re Vittorio Emanuele II. Il tema della pastora solitaria verrà ripreso più volte dal pittore, ad esempio nella tela intitolata Solitudine del 1876, conservato al Museo Civico di Reggio Emilia.
Sulla tela Novembre, la critica del periodo si divide. I più conservatori non l'apprezzano, mentre altri critici la esaltano proprio perché non vi è al suo interno la ricerca del realismo nel modo di dipingere i vari elementi naturali, le piante, i sassi, l'erba, ma perché contiene invece un'idea, uno stato d'animo che parla alla mente e al cuore più che all'occhio. Anche il letterato e critico italiano Enrico Tovez nel 1901 sul quotidiano La Stampa scrive un articolo di apprezzamento al lavoro di Fontanesi, definendo il pittore reggiano poeta dell'aria e della luce. La GAM possiede oltre 600 opere di Fontanesi, tra dipinti, disegni e incisioni. La maggior parte dei quadri è pervenuta in museo tramite il lascito del magistrato e poeta torinese Giovanni Camerana, collezionista ed erede fiduciario dell'artista. Thank you.